Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con Passione Politica. Abbiamo in studio un consigliere regionale, quindi conosceremo anche questa sera meglio, ancora meglio, l'istituzione del Consiglio regionale, Ivan Ferrucci. Buonasera. Buonasera, consigliere regionale del Partito Democratico. Come sempre, prima di affrontare l'attività legata al Consiglio, tra l'altro appunto Ferrucci è stato appena nominato segretario della Commissione consigliare sull'emergenza occupazionale e quindi sicuramente avremo molto da dire su questo punto, però mi interessa molto parlare del suo percorso politico, perché siamo alla vigilia di un'Assemblea nazionale del Partito Democratico che dovrà dare delle risposte, delle indicazioni Certo. molto certe ad un momento di difficoltà oggettiva proprio del nucleo politico di questo partito. Allora, lei ha cominciato molto presto a Sì. occuparsi di politica. Allora, perché? E perché ha scelto di farlo proprio allora nel Partito Comunista? Ero giovanissimo Sì. perché il mio primo incarico è stato proprio nel mio paese, nella locale sezione del PC, si parla dell'89. Ed eravamo, mi ricordo bene quell'anno perché fui eletto segretario a 21 anni di una sezione con oltre 600 iscritti in un piccolo paese di 4.000 abitanti e poi a novembre si apre la svolta per il cambiamento del PC, per cui dal primo incarico non mi sono più poi fermato, diciamo, nella passione politica di un confronto E che che ha cosa visto. l'anima? Cioè, qual è l'interesse principale che l'anima verso Ma questo il l'impegno è stato confronto? soprattutto ovviamente sul piano civile, cioè avvicinarsi alla politica è stato per me anche un fatto di impegno nella società. Poi io, come dire, la mia militanza, il mio impegno è sempre stato nell'associazionismo e da questo poi ha portato anche un impegno più concreto in una forza politica. È stato anche un percorso che per la mia persona è stato molto importante perché mi ha permesso di conoscere e soprattutto anche studiare rispetto a quello che poi sono stato chiamato a svolgere negli anni successivi. È stato, diciamo, un crescendo rispetto alla crescita della propria persona. Se si può parlare di gavetta, vedendo il suo curriculum, lei tutti questi passaggi Ho se li ha fatti fatti tutti, tutti, tra l'altro esatto. militando proprio dal basso, no? Cioè, Esatto. nel senso, tra l'altro all'impegno negli organi politici del partito, via via che c'è stata questa evoluzione dal Partito Comunista, AIDS, poi al PDS. Accanto si affiancava l'impegno negli enti locali, no? Sì. Consigliere comunale, provinciale. Di queste due componenti del suo lavoro, qual è quella che le è piaciuta di più? Ma per una certa fase è stata complementare, cioè nel senso che io ad esempio quando sono diventato segretario della sezione a livello locale per la prima volta sono stato tra coloro che ha sostenuto una certa anche diversificazione dell'impegno tra quello istituzionale e politico, quando invece anche nel passato il ruolo, ad esempio nel mio territorio, quello politico e istituzionale anche coincideva, per dire il segretario di sezione era il capogruppo, eccetera. Questo poi ha comportato successivamente, quando sono andato a coprire delle responsabilità provinciali, di avere anche una presenza nelle istituzioni che consentiva anche un maggior sviluppo dell'attività politica, perché nelle istituzioni, ovvio, c'è una maggiore anche responsabilità rispetto anche agli atti che si fanno e rispetto poi anche alla discussione e all'attività che si fa sul territorio. E questo devo dire che è anche utile nella formazione, perché non è che uno è entrato nell'istituzione e ha fatto subito il sindaco oppure subito l'assessore. Ho avuto questi ruoli all'inizio che mi hanno consentito di capire meglio anche i meccanismi della pubblica amministrazione rispetto anche al ruolo politico che avevo in quel momento. E il contatto con i cittadini, lei lo ha avuto di più Io sulla l'ho avuto fronte di più politico, sul sul fronte piano. del comune, della Ma provincia? questo è chiaro che dipende poi come uno vive anche l'impegno politico. Certo. Io devo dire che ultimamente ho fatto un bilancio dei 3 anni di attività nel Consiglio regionale e mi sono accorto che a casa ci si sta molto poco. Però anche in quegli anni è sempre stato, come dire, un'integrazione tra la presenza sul territorio e delle istituzioni. Forse devo dire che quella comunale è molto più vicina al cittadino, anzi Certo. sicuramente che di quella provinciale. Per cui tra le due esperienze è stata per me formativa molto di più quella nel proprio comune.
Allora, il Partito Democratico sta affrontando, parliamo di questo livello nazionale, anche perché insomma un consigliere regionale si avvicina, no? Piano piano ai livelli romani del governo. E dunque, lei che cosa, lei si aspettava dopo un risultato elettorale comunque che assolutamente nessuno si aspettava realmente, che sarebbe successo tutto quel che è successo? Sia nella formazione del governo sia per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma casomai la valutazione di fondo è che rispetto a quello che noi abbiamo pensato della crisi delle istituzioni che si sta attraversando si è rilevata reale, cioè il distacco tra cittadini e istituzioni. Infatti, partendo già dalla scelta di Bersani, non trincerandosi dietro una norma statutaria, ma rimettendosi in discussione facendo le primarie, era, come dire, la conferma di una valutazione che si percepiva che bisognava aprirsi profondamente alla società, anche attraverso strumenti come quelle primarie, per cercare di dare una risposta a questo distacco. Il punto è che accanto a questo noi forse abbiamo sottovalutato il nostro sostegno all'esperienza del governo Monti, perché purtroppo una parte del nostro elettorato non ci ha votato dando un giudizio negativo rispetto a quell'esperienza. Faccio riferimento solo ad esempio ad alcune questioni sociali, il cambio del sistema pensionistico, la riforma Fornero nel mondo del lavoro, dove purtroppo, nonostante noi si è cercato di spiegare che non avevamo i numeri in Parlamento, per cui si cercava di condizionare il più possibile, non è stato sufficiente rispetto poi alla fase elettorale. Il passaggio stesso delle primarie sui parlamentari era un ulteriore elemento di cercare di coinvolgere la società rispetto ad una legge elettorale che era ovviamente... Quello che si è determinato però secondo me è che la situazione delle nostre istituzioni, la rappresentanza, il meccanismo di rappresentanza, e si è visto molto bene purtroppo nella discussione del Presidente della Repubblica, è molto più profonda anche di quello che forse noi avevamo valutato. Se devo dirlo in una battuta, noi siamo di fronte, come dire, a tre modelli. Uno è quello del PDL, che c'è una sola persona. Può non piacere, ma è un modello che al loro interno funziona. Io faccio sempre... Comunque dà anche risultati elettorali, esatto, questo bisogna... Esatto, va riconosciuto. Un secondo è quello di un movimento che ha raccolto in tutte le sue sfaccettature delle proteste rispetto alla classe politica, alle istituzioni nel suo insieme, che però oggi siede in Parlamento e che auspico che poi nel merito si veda che cosa hanno intenzione di fare. È una risposta alla crisi del sistema politico con la formazione del PD, e forse oggi noi siamo in questa difficoltà perché si vede nella sua forse interezza la gravità della situazione democratica e che ne risente di più quella forma della politica che ha tentato di dare una risposta nelle riforme mancate di questi anni, e oggi lo vediamo nella sua complessità, una difficoltà che spero si riesca ad affrontare con una discussione seria a vista del congresso. Allora, nella crisi del PD quanto ha contato secondo lei il fattore Matteo Renzi? In parte. Io penso che la questione fondamentale della crisi del PD sta nel fatto che quello che noi si è messo in campo negli ultimi 7 anni non è stato accompagnato da una riforma seria dello Stato e della forma della politica. Io ricordo alcuni passaggi. Noi, nonostante eravamo all'opposizione tra il 2001 e il 2006, ma governavamo 17 regioni, tre quarti dei comuni, tre quarti di province, e non siamo stati capaci di fare una proposta sul federalismo alternativa al berlusconismo. E perché non siamo stati d'accordo tra di noi? Basta vedere la discussione che c'è stata l'anno scorso in Toscana sulle province, e oggi si dice vanno cancellate e tutti siamo d'accordo. Si poteva anticipare, ad esempio, questa scelta. E l'altro elemento è stata quella della riforma del sistema politico. È vero, della legge elettorale, quella che ha impedito maggiormente, ha accentuato il distacco, però non c'è stata al tempo stesso quelle riforme che da 20 anni si parla, e che hanno una storia: il fallimento della bicamerale, il fatto del dimezzamento dei deputati, di un'unica Camera nazionale.
E in parte abbiamo anche le nostre, pertanto, responsabilità. Però dico non perché non si è discusso, perché non ci siamo trovati d'accordo. È un Ecco, ma il non altro trovarsi fattore. d'accordo, da che cosa è determinato? Dal fatto che forse manca una figura di leader veramente aggregante? No, secondo me manca il fatto di avere una visione chiara di che cosa noi pensiamo su come si deve rinnovare lo Stato italiano. Faccio dei riferimenti da questo punto di vista. Quando noi abbiamo fatto la riforma del titolo quinto all'inizio degli anni 2000, Certo. che c'è una riforma costituzionale non di poco conto perché definivano nuovi rapporti tra lo Stato centrale e gli enti locali, dove siamo stati al governo, anche nelle singole regioni, non ci siamo comportati in maniera uniforme. E basta vedere quello che noi siamo riusciti a fare in Toscana e che cosa non si è fatto in altre regioni dove si è Certo. governato. Il decentramento delle funzioni alle province, il sistema sociosanitario, la questione anche dell'istruzione. Noi siamo una regione ancora oggi che di fronte a tagli del governo nazionale finanziamo le scuole materne perché pensiamo sia un modello che va salvaguardato. Questa visione nazionale dei processi di cambiamento non l'abbiamo avuta e ci siamo pertanto, come di persi in una visione particolare anche della politica e delle sensibilità interne. Renzi, secondo me, ha posto una questione di fondo che è quella del rinnovamento della classe politica, ma al tempo stesso deve stare attento a non commettere anche lui gli stessi errori dei vecchi, diciamo così, visto anche la discussione che si dovrà aprire da qui al congresso. È un fattore culturale, ancora prima che politico, e questa che è la gravità della situazione anche in cui si Ma lei versa. dall'Assemblea Nazionale di sabato che cosa desidererebbe che venisse fuori? Insomma, qual è il risultato che la Io farebbe penso sentire che, più fiduciosa, più tranquilla, guarda, ti insomma? faccio due esempi. Se noi pensiamo ad un modello istituzionale nel quale il premier è il capo, tra virgolette, il leader di un partito, come abbiamo menzionato nello Sì. statuto, questa cosa si è rilevata non vera, perché oggi è presidente del Consiglio del Governo, non il leader del partito, ma il vice segretario. Per cui quando si parla della forma di partito e della politica delle riforme, va visto anche qual è la riforma istituzionale a cui noi vogliamo andare. Cioè non, in Francia è chiaro il modello istituzionale e il modello politico, così come è altrettanto chiaro in Germania. In Italia c'è una produzione di una diversità tra la politica e le istituzioni. Certo. Io cosa mi aspetto? Mi aspetto che almeno nell'assemblea di sabato venga definita una data del congresso, ma che si sia liberi nella definizione delle candidature. Io non sono preoccupato se c'è più di una candidatura. L'importante è che sia chiaro i contenuti e il rapporto anche interno al partito. Certo. Cioè avere un segretario condiviso, ma poi di fatto al suo interno ci sono 50 sensibilità incompatibili. Passami una battuta, noi possiamo riavere anche un Enrico Berlinguer, ma nemmeno Enrico Ce Berlinguer la può riuscirebbe a fare. guidare un PD in questo modo. Per cui bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, di non essere preoccupati se ci sono più di una candidatura, però c'è una questione di fondo che deve essere comune a tutti, che quando si prende una decisione tutti ci si attiene a quella decisione, se no viene meno lo stesso Sì, e fattore di poi stare credo che insieme. appunto sarebbe anche una questione di serietà nei confronti dei cittadini e degli elettori, Non perché c'è dubbio, altrimenti è guarda, veramente impossibile aver noi voglia si è di fatta una votare un discussione nel partito gruppo che... consiliare sui grandi elettori. Sì. Il primo obiettivo che si è ottenuto è che i cittadini sanno che ci sono anche grandi elettori Ah, per il quello di Presidente della sicuro. Repubblica, Sì, perché presumo che prima di quella discussione tutti pensavano è che vero. erano le due Camere congiunte, i rappresentanti Sì, generici delle le regioni. regioni. Dall'altro però, nonostante al di là del risultato, quello che ne ha conseguito sul piano politico, eccetera, quel gruppo ha detto, si discute al nostro interno, ma poi in Consiglio regionale si tiene un'unica posizione. Se viene meno questo, a prescindere dall'opinione di ciascuno, non sta in piedi un Sì, e partito. forse magari ci vorrebbe anche la presa di coscienza, se non ci vuoi stare dentro a queste regole, Esatto, fuori, ecco. non è Ecco. che. Brevissima interruzione per la pubblicità.